Una mamma di un ragazzo che ha 23 anni e che è molto segnato dalla sofferenza, e a quest'ora forse sono anche in sintonia con noi attraverso la TV. E questa mamma è chiamata a custodire questo figlio, che oltre a tutte le difficoltà di un ragazzo di 23 anni deve affrontarne una montagna di più. E proprio mentre cominciavo questa omelia e pensavo, no, al dopo di noi, no, ogni genitore magari può farsi in quattro per custodire durante la vita il proprio figlio, ma il pensiero più atroce per ogni mamma, per ogni papà, soprattutto quando si trova dinanzi ad un figlio che porta con sé una sofferenza forte, è esattamente quel saluto che vorrebbe non ci fosse mai. Ecco, vogliamo affidare al Signore tutti questi genitori, queste mamme, che io dico mamme coraggio e mamme piene di fede, perché sanno che il loro lavoro non è solo una questione personale, quei figli appartengono a Dio. Ed essere pastori, essere sacerdoti, essere papa, essere vescovo, essere papà, essere mamma, in tutti i contesti, significa prima di tutto avere questa consapevolezza che siamo custoditi dal Signore. E Lui ci darà tutta la forza e tutta la capacità fino all'ultimo istante della nostra vita di vivere questa nostra missione, sicuri che poi dopo è Lui che ci pensa, che Lui è molto più grande di noi. Mi auguro che ciascuno di noi possa trovare coraggio e pace in questa certezza.